Buonasera, buonasera, buonasera! Benvenuti! Benvenuti a tutti! A questa serata speciale, è una serata veramente importante, abbiamo trovato la piazza per la prima volta. È la prima volta, no Oscar, è la prima volta che Buglia Pupa arriva in piazza, ed è una cosa veramente molto molto bella, ci piace un sacco. Allora, prima di cominciare io voglio subito salutare Matteo Lella, i miei colleghi di Jab Media, Oscar e tutto il suo staff, e lo staff del ristorante Risto Pub Il Ponte. Buon lavoro a voi, facciamo un applauso. E poi vorrei fare un applauso particolare. Perché? Perché? Perché è l'11 d'agosto, è sabato sera, ci sono le zanzare, fa caldo, c'è chi è al mare, c'è chi è in montagna, ma c'è chi è qui a Casteggio a vedere Buglia Pupa, c'è voi. Quindi fatevi un applauso! Lo sapete che abbiamo voluto intitolare questa data e la prossima, quella del 2 settembre, che si terrà in piazza, sempre in piazza a Codevilla, però in questo caso Stop Violenza sulle Donne. È un tema sicuramente attualissimo, è un tema che occupa le pagine dei giornali, ma purtroppo è un tema che in realtà si trova quotidianamente all'interno delle case delle persone. E sono tantissime le donne vittime di questa problematica. E quindi abbiamo scelto di raccontare queste storie a modo nostro, con il contributo ovviamente degli artisti che sono sul palco con me, anche con la presenza delle volontarie dell'associazione Chiara, che è un centro antiviolenza di Voghera. Quindi il tema lo approfondiremo più tardi, naturalmente. Più tardi la nostra Lella sarà in mezzo a voi, potrete liberamente fare un'offerta libera, che insieme al ricavato della prossima data, quindi quella di Codevilla, verrà interamente destinato all'associazione Chiara, centro antiviolenza di Voghera. Io direi che è tutto chiaro, quindi io direi che potete accomodarvi, ci vediamo dopo, grazie mille, facciamo un applauso. Signore e signori, un applauso a Catherine e Angelica Sansanelli. Eccole qua, buonasera, buonasera, buonasera. Eccole qua, Catherine e Angelica Sansanelli! Vieni Patrick! Vieni con me! Grazie mille ragazze, ci vediamo dopo! Grazie mille! Signore e signori, Patrick Boscolo! Questa è la storia di una ragazza con un padre che ha problemi di alcol, ha problemi con la legge e che spesso picchia la madre. Ma la cosa che, diciamo, lascia strana questa ragazza è che, nonostante tutti questi problemi in famiglia, ogni sabato sera tutto si resetta e le cose tornano come se fosse normale. E quindi lei dice questo. Mamma, you're beautiful tonight. Movie star hair and that black eye. Can't even notice it when you smile so hard to our flat light. Go kiss the liquor off his lap. We ride brand new cars and we light. Fine cigars we shine like small town star to the best days of our lives. We will rock time from the pavement. I know I'm gonna be just fine. And I put on my dancing shoes real tight. Cause it's just another Saturday night. Whoa-oh, whoa-oh. It's just another Saturday night. It's just another Saturday night. Sì, perché il figlio è lui e la mamma è Rosanna Mita. Rosanna, vieni, ti stiamo aspettando. Falling in love, but no, I'm only falling apart.
apart. There's nothing I can say, a total eclipse to the heart. A total eclipse to the heart. A total eclipse to the heart. Signore e signori, Rita Ballerina! Marco, piacere, molto piacere. Marco, ciao, di dove sei? Vieni pure qui vicino. Sono un ex casteggiano, adesso vogherese. Adesso vogherese, perfetto, ok. Questa sera io ti chiedo di fare una cosa un po' diversa. Non so se tu conosci Rita Ballerina? Ok, presentatevi pure, allora Rita Ballerina, Marco, Rita Ballerina. Avevo solo voglia di staccare, andare altrove. Non importa dove, quando, non importa come. Avevo solamente voglia di tirarmi su, per non pensarti e poi lasciarmi ricadere giù. E allora andiamo a mare soltanto questa sera. Amore capoeira, che sciasso in una piena, come in una favela. Baby girl, you know how to lie. So long, think it's time to move on, yeah. So come roll with a winner, winner. Drop top in the summer, with a winner, winner. No fight, I'm gonna try high, but I'm gonna come close. I wish I'm king, pull up, yeah, you know it's over, yeah. Rita Ballerina! Un'ovazione proprio! E Marco! È un successo di 18 anni fa, cantato da, dillo tu con quel microfono, Elisa. Esatto, Luce, Tramonte, Nord-Est, un brano scritto da Zucchero Sugar Fornaciari, interpretato dalla voce raffinatissima di Nicole Caccialupi. Un applauso! Luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni. Ascoltami, non ho mai saputo fingere. Ti sento vicino, il respiro non mente. E siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella. Luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra. Nicole Caccialupi! Signore e signori, Giuliana la cognata! Un applauso a Giuliana! Se io fossi il sole, calderei il mondo con un dolce tepore. Se io fossi la luna, aiutata dalla mia magia, porterei fortuna. Se io fossi la terra, darei il cibo a tutti, senza fame e guerra. Se io fossi il tempo, mi fermerei davanti ai tuoi occhi, senza cambiare il tuo volto, aspettando un momento. Se io fossi l'amore, sarei in tutti i cuori, senza fare rumore. Ma sono solo una donna, e ad occhi bassi del mondo una colonna. Panchina rossa. Panchina rossa. Mi siedo su una delle tante panchine rosse. Sento le lacrime e le percosse. Povere donne senza speranza, se ne sono andate nel buio e la paura in una stanza. Nessuno è stato ad ascoltare il loro grido, chiedendo aiuto, per chi le avrebbe dovuto dare non botte, ma amore ed insieme invecchiare. Oggi questo rimane, dei sogni e ricordi, una panchina rossa per poterle ricordare. Grazie. Say goodbye for the short. So the sun wouldn't know that seaweed that wrapped arms around you, the boots that I keep by my bed are full of your story that I drew up from a little dream of mine, a little nightmare of yours. See?
start us well. Aldo Schei, che bella atmosfera, bellissima atmosfera, davvero, complimenti. Incominciamo dall'origine dei tempi. Quando Dio cacciò Adamo ed Eva dal paradiso terrestre, comunicò all'uomo che si sarebbe guadagnato il pane con il sudore della fronte e alla donna che avrebbe partorito con dolore. Non poté, causa la particolare situazione, aggiungere quella che sarebbe stata la punizione più sottile e perfida. E tutti e due avrete una suocera. Cosa ci serve di sapere di più sulla suocera? È gelosa del suo figliolone bello. Che quella brutta smorfiosa le ha portato via, ma che prima o poi si riprenderà. Si presenta con dei regali terribili, pretendendo di vederli esposti in casa, se oggetti d'arredamento, fino al fatidico giorno in cui la nuora, per chi ancora non lo avesse capito, decide di farla finita e dice al marito con voce ferma: o me o lei. Il marito risponde: Lei. Senza sapere esattamente cosa volesse la moglie. Infatti l'esasperata donna non intendeva preferisci me o preferisci lei, come ci si dovrebbe aspettare. Voleva dire: o lei ammazza me o io ammazzo lei. Evviva le suocere. Giuditta Manganoni, buonasera. Leslie, ti ha il microfono. Cosa ci fai in mezzo a tutta questa gente? Sei tu che vuoi o in fin dei conti non ti frega niente, tanti ti cercano. Sometimes it hurts instead.
Patrick Boscolo, Someone Like You. Grazie. Grazie mille. Che gli occhi chiusi abusi del fatto che sbando, e quel sorriso messo come scudo, bocca di printa, prendo rifiuto, scossa di quinta magnitudo, profumo che indossi, la pelle di sete, i capelli mossi, la vista di come tu sei, come più o meno vorrei che tu fossi, tra i miei paradossi, ti invito nei miei desideri nascosti, ti vedo buio, nudo ed infradito agli infrarossi, e cerco te nel letto, quando non ci sei, i miei problemi che fanno effetto, e non pensarci più, che non è facile restare in questo posto e darmi, che sono pazzo di te, e non mi posso più fermare, un limite non c'è. Adventure seeker, on an empty street, just an alley creeper, light on his feet. I want it all, and I want it now. So listen, all you people, come gather round. So gonna get me here a game plan, gonna shake just to the ground. No man for compromise, and wizzy wise, then living life, so I'm living it all, and I'm giving it all. Your keeps adding up, I think I'm cracking up, I'm not just paranoid, I'm just old. Your keeps adding up, I think I'm cracking up, I'm not just paranoid. Oh yo yo yo, since I find my place tricks on me. Your keeps adding up, the sky right through. Another borderline day, and the sun is down in shadows. There is always one escape. Oh, show must go on. Show must go on. My soul is fainting like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. Show must go on. Show must go on. One talk to feel, I'll overkill. I have to find the will to carry on with the, on with the. When I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spat it out. I faced it all, and I stood tall. And I did it my way. Be like a show that I took home. I did it my way.
un'energia essenziale, antica come il mondo, che l'energia ha un nome, donna, colei che dona la vita tra guerre e carestie, donna, colei che ride e piange contemporaneamente nella sua piccola fragilità senza arrendersi mai. A te, uomo, che sfrutti il suo corpo, la sua anima, il suo cuore, torturandola senza pietà, chiedo di fermarti ora. Guarda dentro di te, ascolta la tua debolezza e guarda il male che fai ogni talvolta che colpisci, umili una donna. Donna, una semplice parola con un gran significato, senza fine né tempo. Io so, Francesca, che tu hai anche un libro in uscita. Come si intitolerà il nuovo libro? Al microfono. E il tuo nome era scritto nelle stelle, al solo sguardo sul soffitto azzurro. I suoi occhi erano lucidi di lacrime. Era tardi. Sapeva che sua moglie e Aria dormivano profondamente. Il suo pensiero vagò la sera precedente, quel ricordo di sua figlia sulle sue gambe in veranda ad ammirare le stelle in piena estate. Gli fece venire un dolore al petto. E questo, facciamo vedere la copertina. Eccola qua, questa è solo l'anteprima di copertina del libro che è già uscito in ebook, mi hai detto, e che uscirà presto anche in cartaceo. Buonasera. Buonasera. Fate una breve presentazione. Sono Gisela Boffelli, sono la presidente, ma sono un operatore del centro antiviolenza. Ilaria Fontana, vicepresidente. Buonasera Ilaria. Barbara Mingheri, volontaria. Barbara, buonasera. Anna Borrello, direttore. Buonasera, direttore. Barbara Marini, responsabile dell'area legale e operatrice. Benvenuta. Alessandra Daniele, psicologa. 25 novembre, e ci tengo a dirlo perché ogni anno ricorre la giornata mondiale contro il femminicidio, dove nascono le panchine solitamente, no? Anche noi abbiamo fatto la nostra panchina. Per cui anche noi stasera avevamo portato una lettura da parte del nostro libro che si intitola Il silenzio delle donne, perché noi ci occupiamo di donne che lungamente stanno in silenzio e quando decidono di parlare noi con loro facciamo coro. Allora, ecco, io direi a questo punto, se siete d'accordo, di leggere magari un estratto. Sì. Ogni donna avrebbe una storia da scrivere, ne sono certa. Arrivavo da un periodo molto negativo della mia vita in cui avevo lasciato alle spalle l'ennesimo uomo e, come se non bastasse, avevo appena rotto i rapporti con una mia grande amica d'infanzia. Le mie notti erano diventate cupe, insieme ai miei pensieri. A un certo punto, però, ho desiderato lasciare andare tutto ciò che di negativo e doloroso era accaduto nella mia vita, cercando di spostare l'attenzione su altro. Ho pensato, qualcun altro potrebbe avere bisogno di me, potrei focalizzare la mia energia per aiutare gli altri. Dietro questa spinta propulsiva ho varcato la soglia dello sportello dell'Associazione Chiara e poi assistere le donne che, arrivate la prima volta al nostro sportello d'ascolto, portano con sé i lividi delle botte e dei calci, i tagli sulla carne, le bruciature delle sigarette, gli squarci sul cuore e nell'anima. Donne che non sanno neppure più se da un abbraccio devono difendersi o corrisponderlo, oppure se da un bacio aspettarsi un morso, o da una mano una carezza o uno schiaffo. E se le loro braccia serviranno a reggere il loro bambino, oppure se verranno spezzate dal padre del loro bambino. Noi donne siamo brave a cucirci addosso la colpevolezza come un abito troppo stretto che alla fine ci soffoca. Ma le nostre donne no. Tutte, prima o poi, romperanno il bozzolo stretto e viscido entro cui sono state imprigionate e voleranno, finalmente libere, con le loro ali colorate, lontane dal male lontano e subito. Alcune di esse torneranno alla loro terra d'origine, altre cercheranno semplicemente di tornare alla vita. La violenza non conosce differenze di etnie, di età, di religione, solo di sesso, dove l'animale più forte, il maschio, rivendica il suo basso istinto e la sua stupidità. Questa lettura è tratta da un libro che hai in mano, che si intitola Il silenzio delle donne, che so che raccogliere tra l'altro delle testimonianze importanti, vero? Allora, il libro raccoglie delle testimonianze reali di donne che sono venute nel nostro centro e vuole essere un libro di speranza, perché qui ci sono i racconti di donne che ce l'hanno fatta, che sono uscite dalla violenza e che hanno ripreso in mano la loro vita, quindi è la speranza. So che purtroppo, aggiungo, alla vostra associazione si rivolgono molte donne. È brutto fare numeri, però i numeri ci fanno capire davvero l'entità del problema, no? Quante donne si sono rivolte a voi negli ultimi anni?
Allora, l'associazione Chiara nasce nel 2013 e di anno in anno l'escalation è sempre più alta. Nel 2018, soltanto nei primi 6 mesi, abbiamo accolto 60 donne. 60 donne provenienti da vari paesi del mondo, so che sì. In maggioranza però sono italiane. Sono italiane. Sì, il 64% sono comunque italiane. Poi abbiamo anche donne di altre etnie. Ecco, voi siete a Voghera come centro antiviolenza, ma accogliete ovviamente donne che provengono da varie zone della provincia. Sì, allora il centro è a Voghera, però noi ci occupiamo di tutto l'Oltrepò Pavese, quindi gente da Barzi, da Casteggio, Stradella, tutta la zona insomma limitrofa. Assolutamente. Anche il territorio piemontese. Piemontese, certo, verso Tortona. Concretamente, per chi non lo sapesse, in cosa consiste l'aiuto che dà l'associazione Chiara? Una volta che una donna bussa alla vostra porta, che cosa c'è a disposizione per questa persona? C'è a disposizione del personale volontario che ascolta la donna e che l'accompagna ad uscire dalla spirale della violenza, offrendo vari tipi di supporto, da quello psicologico a quello legale, a quello socio-assistenziale e anche a quello educativo in caso di minori. E quindi insomma è un supporto che permette e che favorisce insomma l'uscita dalla violenza, che è un percorso lungo, complesso e difficile, spesso in salita, però spesso anche ci dà delle soddisfazioni e ci permette concretamente di aiutare queste donne. Ecco, il sostentamento a cambiare la loro vita, certo, assolutamente, a trovare comunque un nuovo cammino, una nuova strada, immagino. Il sostentamento di questa associazione su cosa si basa principalmente? Principalmente sulle donazioni e sul supporto dei soci. Poi, essendo che l'associazione è stata riconosciuta dalla Regione Lombardia come centro antiviolenza ufficiale dell'Oltrepò, abbiamo qualche aiuto anche dai comuni e dalla Regione. Quindi, a questo punto, dato che tra poco chiederò a Lella insomma di raccogliere le offerte che il pubblico vorrà dare, per quale motivo è importante che i cittadini, le persone, uomini, donne che siano, anche se non sono direttamente colpiti da questa problematica, possono aiutare una realtà come questa? Beh, sicuramente gli aiuti che arrivano al centro servono per sostenere il centro in quanto ha bisogno di strumentazione, ma soprattutto ha bisogno di formazione, perché tutti i professionisti e i volontari fanno formazione continua, perché il fenomeno è sempre in crescente evoluzione e quindi abbiamo sempre bisogno di essere a contatto reale con la realtà e quindi di formarci continuamente. E poi perché appunto noi sosteniamo queste donne nel loro percorso e queste donne spesso e volentieri non hanno un lavoro e quindi i fondi ci servono per sostenere loro e i loro bambini. Poi abbiamo anche una piccola casa che li accoglie e anche questa purtroppo è sostenuta soltanto con le donazioni e quindi per questo vi chiediamo stasera un contributo con tanto calore, con tanto affetto. Grazie. E allora a questo punto facciamolo l'applauso perché lo meritano davvero. È naturale che, lo sapete benissimo, ci sono quotidianamente tante cose, tanti problemi da risolvere. Questo è uno dei tanti, è naturale. Noi abbiamo scelto questo, noi direttamente con Occhio Pavese e con Jav Media abbiamo conosciuto questa realtà, ci siamo davvero confrontati con loro più volte, abbiamo visto con i nostri occhi come lavorano e quanto si impegnano quotidianamente per questo problema.